Questa settimana leggeva una parasha di Vayikra che si apre con il verso che Kadosh Baruch Hu chiamò Mosè e parlò con lui nella tenda dell'incontro dicendo. Questa parasha appunto si apre con la parola Vayikra che apre anche il terzo libro della Torah. Vayikra significa chiamare. Nel primo verso compaiono tre verbi fondamentali della comunicazione. Il parlare. Il parlare è un parlare con. Quando io parlo con una persona parlo attivamente con una persona, quindi anche l'altra persona parlerà con me. A differenza invece del dire, nel dire la concentrazione è spostata su quello che io voglio comunicare. Invece Rashi ci insegna che il verbo chiamare indica che ogni volta che Kadosh Baruch Hu doveva dire, comandare o parlare con Mosè, prima lo chiamava. E ci chiediamo come mai è così importante il fatto che Kadosh Baruch Hu deve chiamare prima Mosè. Chiamare una persona per nome indica molte cose. E Rashi insegna che chiamare è un'espressione che rimanda all'amore. Infatti, quando noi chiamiamo una persona per nome, noi dimostriamo che ci interessa parlare proprio con quella persona e non con un'altra. L'amore, infatti, non si rivolge mai in maniera generica, ma sempre in maniera specifica. Questo tipo di parlare che abbiamo, cioè preceduto da una chiamata, lo prendiamo dagli angeli. Gli angeli, prima di parlare tra di loro, si chiamano, come diciamo infatti nella Kedushah, Vekara Zel Zel Beamar. Infatti chiamare per nome rimanda alla Kedushah, che significa distinguere qualcosa o qualcuno da tutto il resto. Per questo nel matrimonio ebraico si dice Kiddushin e lo sposo dice alla sposa Sei Mekudeshet, cioè sei distinta per me da tutte le altre in un rapporto esclusivo. Infatti chiamare per nome è anche un riconoscimento alla sua unicità. L'ultima lettera della parola Vayikra, l'Alef, nella Torah è scritta piccola. Infatti, se noi leggiamo la parola Vayikra, significherà chiamare per nome. Se invece noi leggiamo Vayaker, significherà chiamare per caso. Le cose casuali non sono fatte con attenzione, a differenza invece dell'amore, che è una fissazione per una persona. E infatti noi nell'amore facciamo un'esperienza di stabilità. E forse anche per questo che l'amore a volte supera la morte. Infatti, infine, chiamare una persona per nome ha un altro significato, cioè un invito a farsi trovare pronto all'incontro. Proprio per questo Kadosh Baruch Hu, prima di parlare con Mosè, lo chiama perché Mosè sia pronto. Solo così Mosè può far sue le parole che si dice con Kadosh Baruch Hu, solo così queste parole resteranno in lui e non gli scivoleranno addosso.